un tale spreco. Galli. Non mi sembra la scelta giusta. E se Thomas avesse ragione? Magari può portarci a casa. Noi siamo già a casa. Ok? Non ho nessuna voglia di cancellare altri nomi su quel muro. Credi che mandandoci via risolverai qualcosa? No. Comunque non mando via nessuno. Questo è un sacrificio. Che cosa? Aspetta! Galli! Che vuoi fare? Credi davvero che lascerò che Thomas torni nel labirinto dopo tutto quello che ha fatto? Ti sei guardata attorno? È la nostra raduna. Non abbiamo altra scelta. E quando i dolenti otterranno quello per cui sono venuti, tutto tornerà a essere esattamente come prima. Ma sentite che sta dicendo? Perché state lì a guardare? Galli ha perso la testa. Sta zitta. Se restate qui, i dolenti verranno a prendervi. Torneranno giorno dopo giorno finché non vi avranno sterminati. Basta così, legatelo. Mi avete sentito? Ho detto di legarlo. Sei pieno di sorprese, vero? Non sei obbligato a venire, ma noi andiamo via. Chiunque altro voglia venire si unisca a noi. Non dategli retta, vuole spaventarvi, ok? Non voglio spaventarvi, lo siete già abbastanza. E anche io ho paura. Ma preferisco rischiare la vita lì fuori che morire qui dentro. Questo non è il nostro mondo. E questo posto non è casa nostra. Ci hanno chiusi qui. Siamo stati intrappolati. Almeno lì fuori abbiamo una scelta. So che possiamo uscire. Ne sono sicuro. Mi dispiace. Galli, è finita. Vieni via anche tu insieme a noi. Divertitevi con i dolenti.